Allora, preferisci cani, gatti o criceti? No, assolutamente, assolutamente criceti. Cani, cani, criceti, cani. Vedi, Antaro è contento, infatti. Allora, quanto fa 34,5 per 2? 34,5 per 2, che in matematica sono una pipa, fa 70, fa 69. Sì! Anzi, sì! No, vabbè, lasciamo Dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Che libro o manga hai letto di recente? nessuno perché non leggo. So, sono una brutta persona, non Sono leggo i brutta libri, persona. però a me la lettura non fa per me. Io sono una persona che ha bisogno di avvertire le cose su più dimensioni, cioè ho bisogno di qualcosa, di vederlo, di sentirlo, di sentirlo sia parlato sia come Sì. musica. Cioè, per immaginarmi una scena voglio vederla, vederla in movimento, sentire il doppiaggio, sentire la musica. Sono più da film, in questo caso da anime, diciamo, piuttosto che da manga. E i libri, purtroppo, gli unici che leggo sono forzatamente quelli di diritto, ma ne farei volentieri a meno, quindi Sì, va bene, non intendevo i libri di diritto, per farei carità. volentieri a meno, almeno. Va bene, guardi la Fatti TV, cosa ti piace guardare in TV, che programmi? Oppure non la guardi per niente, neanche quella? Devo dire che da quando c'è YouTube e soprattutto TeamSpeak, la TV l'ho lasciata parecchio da parte, proprio TV intesa come programmi televisivi, perché ovviamente poi per giocare ovviamente devo usare la TV. E Beh, sì. diciamo che quel poco che la vedo praticamente è sempre sulla Fox, sul canale Sky della Fox, dove girano Simpson, Griffin, American Eh Dad, beh, sì. quanto riguarda i cartoni, chiamiamoli così. E parallelamente poi qualche telefilm che seguo, ad esempio Misfits, Bello. Scrubs, che tipo ormai avrò rivisto 20 volte, cioè continuano a Sempre dare bellissimo. sempre le stesse puntate, ma tutte le volte è sempre un piacere comunque, non dico magari guardarle, ma se solo sentirle Ah, io anche. sono tutti cofanetti. Di Esatto, è sempre un Scrubs. piacere, ma anche cose più scialle, tipo non so, anche La vita secondo Jim, proprio anche cose così, e mi fa piacere. E poi Maria De Filippi, ecco, Maria De Filippi, io non guardo il programma, io guardo Maria De Ma di Filippi, proprio Maria De io non sto Filippi. guardando C'è posta per te, Amici, Nemici, Uomini e gonne, io guardo Maria De Filippi. Ognuno c'è chi piace Megan Fox, c'è Mi piace Maria De Filippi. insomma. Allora, fammi il nome di qualche cantante o gruppo musicale che ti piace molto. Allora, vabbè, partiamo dagli scontatissimi Metallica, da uno che si chiama Fade to Black, Eh no, Fade beh. 91 to Black, che io in realtà mi chiamavo Fade to Black, poi è diventato Fade to Black 91, poi YouTube non andava bene, è diventato Fade 91 to Black, quindi, però, Metallica. Exit light. Esatto. Vai, vai. And tonight. Take my hand and run to never, never let. Va bene. Niente, poi un altro gruppo che amo moltissimo sono i Nightwish, Sì. che sono andato anche a vedere, oddio, quando è stato l'aprile dell'anno scorso a Milano. E poi per distaccarmi dal metal, comunque, vabbè, ho detto artista, però comunque diciamo compositore, mi piace molto ascoltare Chopin. E anche principalmente ormai nell'ultimo periodo ascolto davvero tantissime, diciamo, host degli anime, quindi vabbè, non c'è un artista di riferimento perché sono moltissimi, però diciamo che il mio cellulare barra lettore MP3 è abbastanza zeppo di metal e canzoni di anime, quindi. Perfetto. Allora, chi preferisci fra Scarlett Johansson, Megan Fox, Sasha Grey o Robert Pattinson?
Robert Pattinson c'ha quei dentini, poi Sì, ma mi hai sbrillucida. parlato prima di Mario De Filippi, adesso lo sappiamo già chi era. Poi sbrillucica quei Sì, brillantini. brilla come uno Swarovski. Oh, No, però aspetta, sono mostruoso, guardami come sono sì, mostruoso. esatto. Io mi aspettavo tipo che tipo riuscissero i vermi dal petto, incatenano, Infatti. chissà che roba, invece vabbè. No, veramente. Comunque, boh, penso Scarlett, fra queste qui che hai citato, ecco. Beh, non è male, diciamo che. Sì, che hai citato. Ok. Allora, com'è stata l'esperienza al Romix, Festival del Fumetto e dell'Animazione? Allora, Romix in sé non mi ha fatto impazzire. Cioè, diciamo che è principalmente una fiera per far vedere i cosplay, fare il cosplayer e magari, non so, andare a incontrare qualche, non so, magari o YouTubers o magari comprare qualche gadget. Però mi aspettavo sinceramente più comics, cioè più quel Romix, quel mix in mezzo, mi Sì. aspettavo più comics. Invece sia sotto il profilo di, non so, comics da comprare, sia sotto il profilo di action figure, ho sempre voluto comprare delle action figure, solo che so che costano troppo e cerco di trattenermi. Invece a Romix ho detto, dai, vado là, mi compro finalmente qualcosa, e invece c'era davvero così poco che alla fine Ah, oh, non. che peccato. Però, diciamo, in compagnia è sempre divertente. Sì, indubbiamente. Sì, quindi positivo. Hai viaggiato all'estero? Se sì, dove? Tristemente ho viaggiato più all'estero, anzi, ho viaggiato tutto ciò che ho vissuto all'estero quando ero piccolo, e ora, ultimamente, dai 14 anni in poi, invece, non ho quasi più visto quasi nulla all'estero. Da piccolo sono stato in Spagna, sono stato in Turchia, in Tunisia, in Egitto, sono stato poi in Francia, in Svizzera, a Praga, quindi un po' di posti li ho girati. Mentre negli ultimi anni, alla fine, cioè, giusto le gite scolastiche, ci hanno portato in gita a Praga, in gita ad Atene, però quelli non li considero viaggi, cioè, alla fine quando sei con la scuola, quei 3 miseri Sì. giorni dove poi ti costringono a passare tutto il tempo là nei musei, potete ammirare qui la bottiglietta di plastica del famoso artista, non mi interessa niente, cioè, voglio vedere la città, voglio assaggiare il cibo. Voglio vedere come sono i servizi, le infrastrutture, conoscere la gente, sentire, vedere il museo non mi interessa. Allora, questa è la domanda numero 23. Non ti sembra che questa domanda numero 23 sia fottutamente la migliore di tutte? Sti cazzi, tanto assurdo. È molto pregna. Sì. Poi, dunque, pensi che la carta verrà sostituita dai vari tablet e dispositivi del genere? In Oh, futuro? secondo me la carta doveva già da almeno 200 anni essere sostituita dalla canapa. Premetto Così poi te questo. la fumi, no? Premesso questo, dato che il mercato e l'economia non ci permette questo, altro che fumi, okay? Io mica mi fumo la carta del quaderno, però vabbè, premesso questo, tristemente penso di sì. Io ad esempio non scrivo quasi più, non per cattiveria, ma perché se andando all'università, avendo comunque un professore che non è più quello del liceo che sta lì seduto, ti ripete le cose, è uno che arriva lì. Sa di che cosa deve parlare perché ha studiato solo quello nella sua vita, parte a raffica a parlare, citare articoli e tutto, Dio sa solo cosa. Se posso scegliere tra avere un pezzo di carta e riempire in un'ora 3 pagine di un quaderno col polso sfondato, oppure avere lì il mio bel APC piccolino con la sua bella tastiera dove posso fare 160 parole al minuto e scrivere il doppio di quello che avrei scritto con un decimo del dolore, mi sembra evidente che scelgo sicuramente il PC. E purtroppo penso che anche per la storia degli ebook, queste cose qui, anche i libri andranno lentamente, non del tutto, però lentamente andranno un po' a sparire. E quindi penso di sì, tristemente sotto certi punti di vista, non per il mio polso però. cosa ne pensi della pena di morte?
La pena di morte, penso, come anche il Tribunale dei diritti dell'uomo, che sia uno dei diritti inviolabili e dei crimini contro l'umanità. Forse il più grande crimine contro l'umanità è proprio porre fine a un'umanità, anzi, arrogare il diritto proprio legale di porre fine a un'umanità. E quindi la pena di morte dovrebbe assolutamente essere abolita. E anche adesso c'è il caso dei Marò, Sì. tra Italia e India, e appunto mi pare che la notizia sia fresca di stamattina, dove l'ambasciatore indiano ha detto non verrà comminata la pena di morte anche se verranno giudicati in India. E spero sia davvero così, ecco, perché cioè, la pena di morte non la vedo adatta nemmeno per i crimini più efferati. Anzi, forse come diceva il buon Beccaria. La pena di morte è quasi una liberazione, quasi un favore a chi ha commesso crimini efferati, mentre un ergastolo di carcere duro forse può essere molto più, molto più corretta come pena. Ok, tu credi in un'esistenza oltreterrena, che ci sia qualcosa oltre? Diciamo che credo così tanto nell'essere umano, che tendo quasi a considerarlo qualcosa che di per sé deve essere ultraterreno, cioè non credo tanto in qualcosa che sta sopra l'essere umano e che non so, regola al mondo, ha dato origine al mondo, ma credo così tanto nell'uomo, in quanto proprio entità dotata di ragione, di sentimenti, di paure, di coraggio, di dubbi, perplessità, e davvero chi più ne ha più ne metta, che già questo provare emozioni e provare ragione è già di per sé qualcosa di ultraterreno. E quindi rimango dell'idea che tutti dicono: noi purtroppo non siamo immortali. Io preferisco credere di essere immortale fino a prova contraria. Poi, Sì, bello. Bello, vediamo. bello, bello. Risposto molto bene. Allora, ti sono mai capitati dei fatti strani tipo X-File, delle cose del Ah, genere? cose Sì, cose paranormali. paranormali. Proprio paranormali, beh, diciamo che spesso mi capita di sognare la morte delle persone, cioè di solito mi capita di sognare una persona che dopo un paio di giorni è capitato morisse, magari persone che non Aiuto. sentivo da davvero tantissimo tempo e che non avevo mai sognato in precedenza in vita mia. E so, capita che domani sogno, stanotte sogno la zia Assunta di non si sa dove, parente di 49° grado che ho visto quando avevo 8 anni e non ha mai più telefonato. E fra 2 giorni poi arriva tipo, passa mia madre per la stanza che era a 7 e mi dice: Ah, ma sai chi è morta? La zia Assunta. Mamma mia. Va Non che bene. porto male, però. No. Però diciamo che non credo di solito in queste cose, quindi. Sì. Allora, comunque è meglio che sogni che ti prendi dei soldi. Quello non lo so. I miei sogni sono molto, molto brutti di solito. Cioè, ho un sonno tormentato io, quindi faccio sempre incubi. Quindi non. Probabilmente perché c'è un po' di conflitto tra i miei due io, l'io interiore e l'io esteriore, non lo so. Che combattono. Allora, Faccio come le star che bevo l'acqua durante l'intervista. è giusto, giusto. Puoi fare anche le pause tipo la Celentano se vuoi. Sì. Allora, parteciperesti ancora ad un mio futuro video game show se lo riprendessi più avanti? A dire la verità, io e Bosio solo quello stiamo aspettando. Aspettiamo con ansia solo quello, nel senso che cioè, anche ogni settimana. Cioè. Va bene, vado, lo farò, lo farò. Sì, no, no, subito. Allora, c'è una domanda che ti aspettavi che io ti facessi e tu sei proprio lì che dici: cavolo, non mi ha fatto proprio quella. Fattela e risponditi. Una domanda che mi aspettavo mi facessi. Beh, in effetti, tipo la domanda, cioè mi aspettavo proprio quella classicissima, tipo come mai hai iniziato a fare lo YouTube? Ah, giusto. Proprio pensavo fosse la prima, però apprezzo la fantasia delle domande, anche perché insomma. Raccontamelo. In effetti non so neanche perché non l'abbia scritta quella domanda. Sai perché? Perché
Cioè, noi ci conosciamo Eh e sì, beh, esatto, non ecco. è... Però è Adesso giusto ti dirla conosco come per. ti chiami. Sì, è giusto per dirla per il pubblico che ci ascolta. Dimmi, dimmi, Sì, dimmi. sì. Vabbè, tagliandola diciamo corta perché sennò è una roba infinita. Ho iniziato a fare lo youtuber non tanto per fare lo youtuber, ma perché avendo un forum che avevo da un annetto, volevo offrire diciamo dei contenuti in più. Era un forum ovviamente di videogiochi. E quindi scrivevo già lì delle recensioni a mano, cioè nel senso scritte a computer e le pubblicavo con le foto e queste cose qui. E mi sembrava caruccio, dato che comunque la recensione l'avevo scritta, dovevo solo a quel punto leggerla e ovviamente vabbè, montare il video, ma ai tempi ero ancora incapace, quindi la mia prima recensione era un'immagine col titolo del gioco, io che parlavo, e c'è ancora purtroppo. E ho detto, Vabbè, perché non purtroppo. offriamo qualcosa, un contenuto in più agli utenti del forum? E da lì poi la droga di YouTube, ci ho preso la mano e Entrato alla nel fine il forum tunnel. non lo sto più calcolando, e invece sto calcolando solo il canale di YouTube. No, ma comunque è una mole di lavoro incredibile perché fai veramente tante cose, cioè. Allora, fosse per me, io voterei anche la giornata di 48 ore, cioè 48 ore in modo che le 20, quelle 24 me le vivo, le altre 24 le lavoro, così almeno. Va bene, va. Secondo me hai risposto benissimo alle mie domande, quindi io sono contento. Te sei contento? Sì. Felicissimo. Anche se non lo fossi, devi dire che sei contento. Felice, felice. Va bene. Niente, saluto te e Antaro, giustamente, che è stato molto silenzioso. Sì. È incazzato poi dopo. È incazzato? No, è normale, lo vedo normale. Va bene, salutiamo chi ci sta guardando. Ciao da Svidogame e ciao dal grandissimo. Fade. Andate a vedere tutti i suoi due canali, Confraternita Network, CSN e Fade91 to Black, mi raccomando, e iscrivetevi. E se poi non sapete cosa fare, iscrivetevi anche il mio di canale, di Svidogame. Lo trovate anche tra i miei canali consigliati, lo trovate. Yeah! Ok. Fine!